Ben ritrovati a questo nuovo numero di Dolomiti Turismo. La stagione estiva è andata in archivio, allora abbiamo potuto invitare ed è intervenuto con grande piacere, grazie davvero a Diego Favero. Ciao Ciao, Diego. ciao Claudio, Beh, ben noi abbiamo ritrovato. un'amicizia ventennale, insomma, ma Direi. non è per questo comunque che ti abbiamo No. chiamato in studio, altrimenti saremmo andati al bar. Più che altro Esatto. perché, allora, inquadriamo un po' la cosa. Tu sei gestore del Rifugio Carestiato Sì, esatto. e capo del soccorso alpino di Agordo. Allora, il Esatto. Rifugio Carestiato è uno evidentemente dei più conosciuti e frequentati perché è punto di passaggio dell'alta via numero 1 ai piedi della Mojazza, quindi alpinisti, turisti, camminatori, mountain bike, insomma, c'è un Abbiamo po' di tutto, un panorama molto molto variegato. Sono tanti anni che sei il gestore, Diego. Com'è cambiato il turismo dei rifugi? C'è veramente il problema dell'overtourism, l'eccesso di flussi turistici in estate, si registra il boom, cioè è registrato il boom delle presenze nella montagna. sì, allora. Chiaramente è aumentato tanto, è cambiato tanto rispetto. Io sono 15 anni che sono là, la piccola premessa, perciò ho visto un po' anche cambiare quello che è stato il turismo della montagna. Quando ho cominciato, spesso si lavorava con alpinisti, gente comunque che veniva a scalare, che è ferrata, la ferrata Costantini, che siamo il punto di partenza, diciamo, no? E l'alta via si lavorava molto con la gente europea più che altro, molti tedeschi al tempo e c'era sto tran tran, c'era sempre un grosso lavoro, però abbastanza, come posso dire, schematizzato, nel senso che avevamo la clientela che già più o meno sapevamo dove arrivava. Adesso è cambiato un po' tutto perché si è aperto questo mondo al mondo proprio, il mondo dell'alta via al mondo e abbiamo clienti, potrei dirti che la maggior parte provengono da oltreoceano, più che europei. Abbiamo sempre un grosso numero di europei, gente diciamo tedeschi, austriaci, spagnoli, ancora tanti. Abbiamo cominciato ad andare verso il nord Europa con la clientela, Però. hanno iniziato a scendere, e però americani mi sa che ad oggi sono un po' il cliente che è per la maggiore sull'alta via numero uno, insomma. Ok, Questa. chiaramente significa arrivano, chiedono da dormire e ripartono il giorno dopo. C'è però anche chi ti chiede di rimanere più giorni, io voglio dire, stanziale nel rifugio, è possibile questo Sì, anzitutto? è possibile, però diciamo non è frequente questa cosa. Ci sono dei clienti che si organizzano un po' il loro percorso dell'alta via, magari inserendo delle tappe di un paio di giorni, tipo da noi, perché nell'insieme vogliono fare anche la ferrata Costantini, potrebbe essere. Allora arrivano un giorno, si fermano, il giorno dopo fanno la ferrata, rientrano in rifugio a dormire e ripartono la mattina successiva. Questo è un po' il limite, 2 o 3 giorni, insomma, massimo. C'è qualcuno che magari la prende con calma e vuole riposarsi un giorno, perché da noi, quando arrivano da noi, sono già 7 giorni che camminano, perciò Sì. magari prendono un giorno di riposo, si fermano, oppure è successo anche quest'anno che magari nei rifugi successivi non trovano posto il giorno dopo e sono obbligati a fermarsi. Se non vogliono uscire ad alta via, devono stazionare dove sono, sempre se c'è la possibilità di avere il posto, e dopo si fermano un giorno in più e dopo proseguono e vanno a ultimare, diciamo, il percorso. Ecco, Mi questo. dicevi, Diego, prima inizio la trasmissione, che già ora Sì. ricevi Ecco, prenotazioni per la prossima estate. anche questo è Allora, cambiato un po' sì. per noi, diciamo, rifugisti, gestori, è anche tra virgolette un bene, una tranquillità, perché vediamo già il Pianificare il lavoro lavoro. che viene avanti. Non è semplice, nel senso che noi siamo diventati, oltre che gestori, siamo diventati anche i nostri, come posso dire, i nostri segretari, cioè facciamo un Ok. grosso lavoro d'ufficio che sembra di no, che però la gestione delle Certo, anche perché prenotazioni se si sbaglia, voglio dire, bravo, metti in questo è il difficoltà. Cioè, problema non è un grosso. albergo, dice ok, al mare Esatto, in un qualche errore nella modo fai. prenotazione, ce ne sono altri. Noi purtroppo, almeno parlo per il mio rifugio, insomma, siamo rifugiati anche un po' piccolini, perciò i posti a disposizione sono quelli, è difficile avere a disposizione più posti se sbagli la prenotazione. Perciò abbiamo dovuto comunque organizzarci con programmi particolari anche noi, insomma è diventato Eh un lavoro certo. di reception molto
tra virgolette, impegnativo, insomma, ecco. Chiaro. Cioè, per farti un'idea, io vado 3 giorni al mare con la mia famiglia e 3 ore al giorno ho il computer e so che è così, insomma, devo mettermi sì, certo. Avanti. Cioè, uno pensa all'ora di fuggire, adesso finita la stagione, non ho niente da fare. E invece sì. Si pensa già, ecco, l'inverno, Diego, punto interrogativo. Beh, l'inverno, cioè, hai noi siamo, alcune stagioni, sì, noi altre, siamo no? stati... già dal secondo anno che gestivo il rifugio abbiamo aperto durante la stagione invernale. Chiaramente non è che possiamo aprire i mesi interi di quello che può essere una stagione invernale, essendo lontani dagli impianti sciistici, il flusso di persone settimanale è molto limitato. Però i fine settimana, il periodo di Natale, tutte quelle le feste, diciamo, che possono essere dove c'è molta gente, abbiamo sempre tenuto aperto. Negli ultimi anni stiamo facendo i salti mortali perché abbiamo il problema di reperire il personale. Che ci dà una mano, perché comunque non è che possiamo farlo in famiglia, perché siamo sì 2-3 persone, facciamo poco, insomma, e il volume di lavoro c'è, non riusciamo a sopperire, diciamo, alla richiesta. Perciò anche l'anno scorso siamo stati obbligati a aprire solo, a parte il periodo di Natale, solo le domeniche, perché avevo il personale che mi copriva le domeniche, punto. Certo. Anche perché credo bisogna sempre più rivolgersi da personale esterno che proviene da altri luoghi, però non è così facile, esatto. Nel senso che serve anche una capacità di adattamento. Bello il luogo e tutto qua, però sì. Serve anche uno spirito, no? Sì, di vivere siamo in montagna non è semplice, giusto? Abbiamo e quindi... ormai anche il comfort a livello nostro di gestione, stiamo bene, insomma, non ci manca niente. Però sai che il ragazzo che viene a lavorare da noi, che ha il giorno libero è là, cioè è lassù, deve organizzarsi. Però un'esperienza per certo. I giovani, no. Lanciamo certo. Un appello, insomma, stagione di rifugio. Io dico ci sempre può stare, che fa bene, non tanto per il lato economico di uno che prende la propria paga, che è giusto che prende quello che merita, ma proprio dal lato di crescita personale. Intanto hai a che fare con un sacco di gente, stranieri, tantissimi, perciò anche uno che... un ragazzo che va a scuola, magari che è ancora nel periodo scolastico, che può sfruttare il fatto di parlare le lingue straniere praticamente tutti i giorni, che non è poco, insomma. Certo. Poco. E poi anche come scuola di vita, credo. Bravo. Diego, siamo la prima regione in Italia per presenze turistiche, ma siamo un pochettino indietro per la spesa, quello che i turisti spendono. Allora, ti vorrei chiedere, nei rifugi, sì. C'è la consapevolezza che si va in una struttura di alta quota e magari si può pagare un caffè 10 centesimi in più, motivato dal fatto che voi comunque dovete fare i trasporti anche come logistiche, certo. Come spese, riscaldamento. C'è questa consapevolezza da parte del cliente? Qui in questo caso parlo del turista che magari fa la camminata. Allora, qua vado a mettere un po' un dito nella piaga magari. Non c'è nessun problema col cliente straniero, nel senso che loro sono abituati al turismo, il turismo che costa un pochino di più, anche se ti dirò che ormai i rifugi sono abbastanza sulla linea, secondo me, insomma, parlo un po' per il mio, ma siamo abbastanza sulla linea di quello che può essere un fondo valle, insomma, non è che siamo alle stelle come erano 15 anni fa, insomma. Certo. Con i clienti giornalieri, questo magari è un po' più, te lo rimarcano magari un pochetto di più, e questo dispiace perché appunto dietro ci sono sacrifici grandi per poter mantenere infatti. In piedi queste strutture, insomma. Solo il fatto di rifornire un rifugio, se pensiamo che un fornitore in una pizzeria di paese porta la merce, diciamo, quasi direttamente in magazzino, noi dobbiamo avere intanto un punto in paese dove possono lasciare la merce, e dopo noi dobbiamo organizzarci a scendere e portare in rifugio, perciò quel fusto di birra praticamente monta e smonta dalle macchine, del tempo, del trasporto. Cavolo, sembra di no, però per noi è un costo, perché è un costo enorme, e dopo magari vai a pagare la birra 20 centesimi in più che in paese, insomma, certo. che sei fuori dalle... Ed è giusto sottolineare sì, questo. Sì, diciamo che dietro a questo c'è tante cose che non si vedono. Io, per dirti, anche l'acqua, per esempio, no? Rifornire l'acqua al rifugio nostro vuol dire
avere un gruppo, un generatore di corrente che fa funzionare una pompa, che pompa l'acqua a 200 metri di dislivello più basso, lo porta in rifugio e che da là riusciamo a utilizzarla. Perciò non è, cioè sono tutte cose che magari... Che non si vedono, che il cliente non vede. Esatto. Arriva lì, senti, poteste avere qualche posto in più, sarebbe necessario. Bello. Sì, sarebbe bello. Okay. Sarebbe bello. Diego, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, sì. Ti ringraziamo davvero, davvero molto. Allora, nella speranza di poter venirti a trovare anche nel prossimo inverno al Rifugio Carestiato, buon lavoro a te. Grazie. E a tutti gli amici del Rifugio grazie Carestiato. Grazie mille a voi. E fa piacere insomma che qualcuno si occupi anche delle nostre strutture insomma. Grazie Diego, grazie a Simone Tollotta alla regia, l'appuntamento è la settimana prossima.